una cosa sì. Sabrina Lembo, anche io ho denunciato un libro forte di impatto che sottolinea la forza delle donne quando si mettono insieme e denunciano un uomo. Sì, anche denunciato è un libro, anche un progetto internazionale che parte proprio dall'associazione poi donne. Prima ragazza Cucinotta, Vite senza paura, che ha supportato con questa iniziativa, e il libro nasce proprio grazie anche alla testimonianza di donne e non solo che hanno voluto ecco, denunciare la violenza psicologica e fisica subita da parte dello stesso uomo. Quindi è sicuramente un messaggio forte nel momento in cui le persone si uniscono e vanno oltre tante altre cose. Si riesce a superare diciamo, il dramma anche della violenza. Anche io ho denunciato, qua si parla di una denuncia giudiziaria o di una denuncia simbolica? È una denuncia prima di tutto sociale e culturale, per questo che è il titolo anche io ho denunciato chiama in causa ognuno di noi, perché ognuno di noi è tenuto a prendere atto diciamo, della violenza che viene subita dalle donne e può cambiare, può svolgere un'azione diciamo, decisiva nei confronti ecco, del cambiamento proprio della storia delle cosiddette vittime di violenza. Quanto è difficile essere creduti per una vittima di violenza psicologica? È difficile essere creduti, dipende ecco, appunto se si è una voce singola si ha forse sicuramente più difficoltà, se si ha un supporto ecco, di più persone, un supporto ecco, anche psicologico, un supporto legale, sicuramente si ha un consenso e una maggiore apertura anche da parte ecco, di chi riceve ecco, la denuncia. È stato difficile denunciare una persona che si ergeva a superiore a livello culturale, a livello umano? È difficile capire che qual è la violenza che viene attuata. Nel momento in cui uno prende questa consapevolezza, poi inizia un processo che sicuramente è più in discesa rispetto a quanto si possa immaginare. Ci sono sì delle difficoltà poi oggettive, ma diciamo, la forza che uno riesce ad avere proprio attraverso la condivisione con le altre persone diventa poi un motore importantissimo che porta appunto a dei risultati. Sabrina e Francesca, due alleate insolite che però adesso sono anche amiche. Perché quando si parla di violenza bisogna unirsi e non ci sono ecco, dei limiti di amicizia, di inimicizia, ma si parla ecco, di valori universali, di rispetto della persona, quindi non esistono nemiche e nemici. Grazie. Grazie a te.